inserisco un nuovo progetto su Prosa. Viene fuori questa pagina che ha una serie di informazioni. Noi decidiamo o di inserire un nuovo progetto, possiamo deciderlo da nuovo, da zero, oppure inserire questi progetti predefiniti. Attenzione, perché i progetti predefiniti cambieranno, almeno la dicitura di progetto predefinito cambierà, perché sapete bene che il piano nazionale prevede i predefiniti, quindi ci si potrebbe confondere. Cosa sono questi progetti predefiniti? Sono dei progetti i cui campi sono già compilati. L'obiettivo, mancano alcuni campi, no, tipo l'analisi del contesto, perché io mi immagino uno che fa Insieme per la sicurezza ad Alessandria ha un'analisi di contesto diverso dall'Asto 4, e quindi sicuramente ci sono degli elementi territoriali che sono vuoti, gli aspetti territoriali e gli interventi sono vuoti, ma tutto il resto è già precompilato. Di questi noi aggiungeremo delle cose precompilate per aiutarvi. Lo faremo nel 2022, faremo sicuramente gli interventi precompilati, quelli per i gruppi di cammino, in modo che voi non dobbiate inserire roba inutile, dovete soltanto mettere il titolo e poca roba, giusto proprio in modo che vi si aiuti il più possibile, e altri progetti che adesso stiamo valutando, per esempio il progetto UHP, in modo che ci siano delle cose già compilate, già fatte, e voi dovete soltanto aggiungere e fare altro. Quindi questo elenco è sottoposto sicuramente a modifica, soggetto di modifica nel prossimo anno. Però sappiate che cos'è? Semplicemente progetti che hanno già dei campi precompilati per aiutarvi e per incastonarvi lì in quello che è l'orientamento del progetto di riferimento, come per esempio Safe Night o Con meno sale la salute sana. Io ne inserisco uno nuovo, velocissimo, perché alla fine non è complicato. Titolo, prova di Silvano. Guardate quanto ci si mette, ve lo dico. Io lo faccio veloce, lo so, però prova di Silvano. Non mi interessa autorizzare altri. Questo elenco ci permette di utilizzare altre ASL ad aggiornare gli obiettivi, aggiornare gli interventi, ma a noi non interessa. Noi vogliamo farlo soltanto per la nostra ASL. Prova di Silvano. Avvio 2021. Posso anche mettere progetti vecchi, volendo. Metterli a caricarli come... Però mettiamo il 2021. Redazione, lo sto scrivendo. E fa parte del piano regionale di prevenzione. E finanziamenti, attività corrente istituzionale. Vado avanti, salva dati e proseguo. Il responsabile. Non sono, forse, vediamo se c'è Fabiana. No. Ah, aspettate. Sì, se metti Baldi c'è. A me non lo fa, non so come mai, vabbè. Prova a mettere prima il cognome. È impazzito il mio computer. Perché in teoria qua dovrebbe proprio venire in automatico. Vabbè, mettiamo Silvano, Santoro. Ah, ecco, infatti, è venuto in automatico, ok. Dovevo mettere tutto il nome. Ok, posso aggiungere altre persone, posso aggiungere... Azienda sanitaria, DORS, come ente coinvolto, posso scrivere che è sia un promotore e sia attivo in fase progettuale, e il referente è il mio capo. Salvare i dati e proseguire. Decido che è attività fisica il tema prevalente, anzi l'inattività e la sedentarietà, così sono ancora più preciso, e poi sicuramente posso aggiungere altre tematiche. Il setting è quella delle comunità.
il ciclo di vita, quello dei bambini. Perché io adesso inserirò informazioni sul Pedibus, così. Siamo arrivati qua, vedete, io lo sto facendo veloce perché è tardi, ma sapendo già le informazioni, è veramente veloce, veramente semplice. Sono arrivato al punto in cui devo inserire gli abstract, la parte più complessa. Ora qui bisogna stare attenti perché se si mette a scrivere l'abstract, ci si mette qui, l'abstract, questa pagina si aggiorna ogni 15, scusate, deve, sì, sì, ogni 15 minuti si aggiorna, quindi deve essere salvata ogni 15 minuti, ok. E quindi conviene fare come ho fatto io, che ho da parte, qui da parte, su Word o su un'altra parte il testo che mi interessa. E per esempio, io adesso metto qua il Pedibus. Il loro obiettivo è quindi quello di contribuire alla prevenzione, alla cronicità, a promuovere la cultura, eccetera, eccetera. Analisi di contesto, contesto di Grugliasco. Materiali e metodi invece ce l'ho, e metto quello che è presente sul Pedibus. Come valutazione prevista ho i miei metodi, ho la valutazione di impatto, ho degli indicatori, la valutazione di appropriatezza, ho degli indicatori, la valutazione di sostenibilità, ho altri indicatori. E infine le note, posso esagerare e mettere la letteratura, cosa dice il Pedibus, l'attività fisica, eccetera, eccetera. Fatto questo, potrei aggiungergli un allegato, se volessi. Ho un link, magari a un link aziendale, a un documento già pubblicato sul sito aziendale, e salvo e visualizzo la scheda. E il progetto è già inserito, la prima scatolone gigante, il primo contenitore è già fatto, è già a posto così, non ci va moltissimo. Chiaramente bisogna sapere le informazioni, bisogna aver preparato prima i testi, soprattutto per l'abstract, e chiaramente bisogna conoscere quello di cui si sta parlando. Tornando all'abstract, visto che prima Fabiana diceva che dovete lavorarci sopra, vi volevo soltanto ricordare che l'abstract noi l'abbiamo diviso in queste quattro parti, quindi obiettivo, finalità generale, analisi di contesto, metodi e strumenti, valutazione prevista e effettuata. Allora, cosa sono in particolare? L'obiettivo generale è appunto la finalità generale del progetto. Che dovrà essere coerente con poi gli obiettivi specifici che voi andrete a inserire man mano. L'analisi del contesto, chiaramente, la discussione, le conoscenze teoriche sul tema, sui modelli, su quello che sta succedendo sul territorio, i dati qualitativi, quantitativi a livello locale, eccetera, eccetera. La valutazione è sicuramente. No, sono già, no, i metodi e gli strumenti, è la descrizione di quello che si vuole mettere in campo, quindi azioni di counseling, azioni di peer review, peer education, eccetera, eccetera. E l'ultimo box, quello della valutazione, chiaramente in maniera sintetica è la descrizione del piano di valutazione, gli obiettivi, le modalità. Quindi, direi che a parte il tempo che ci vuole per il contenuto, che questo è tempo vostro sicuramente prezioso e che a volte è anche lungo, l'aspetto tecnico di inserimento mi sembra non troppo lungo.